Il giorno del matrimonio vuole qualcosa di importante e una delle tendenze del momento è quella di scegliere delle ville, ville particolari, ville uniche per vivere il giorno del matrimonio in maniera unica. E noi entriamo in questo evento, in questo wedding show, wedding party organizzato da Crea Eventi per mostrarvi Villa Floridia, una location per il matrimonio addobbata in un giorno importante così dall'organizzazione con una sinergia di aziende che vi andiamo a svelare. Cristina Orsatti, Crea Eventi, siamo in una splendida location che si chiama Villa Floridia e l'occasione è quella di strutturare un workshop, uno showroom per il giorno del matrimonio. Villa Floridia è una delle location che vengono offerte appunto dalla Crea Eventi e vengono proposte alle proprie coppie di sposi perché è una location molto particolare, molto bella e i proprietari sono sempre disponibili e sanno come devono accontentare le coppie e quindi come coccolare poi tutti gli invitati. Crea Eventi mette a disposizione di una villa come questa tutti i vari servizi che ovviamente la stessa villa non è in grado di offrirti, quindi dalla progettazione degli allestimenti, quindi a come strutturare l'evento in sé, quindi offre anche agli sposi dei suggerimenti su tutto quello che può essere utile per il loro matrimonio. Le coppie, oggi l'importanza del marketing diretto, incontrarle con un face to face per poterle orientare. Le coppie sono un po' diverse tra di loro, ovviamente il mercato è cambiato e ovviamente ci si sta sempre più accanendo su questo settore che è quello del matrimonio, quindi io ritengo importante questo rapporto faccia a faccia perché ovviamente quando tu con una coppia hai un discorso e riesci a intrattenerle e spiegare loro come lavori, ovviamente è tutto diverso rispetto a una pubblicità vista su un volantino. Alberto Zariti è il patron di questa splendida location che ospita oggi questo wedding party dedicato al giorno del matrimonio. Un'idea un po' particolare, quella di rendere una villa una location adatta ad un giorno così importante, ma anche a un evento importante, Villa Floridia. Come è nata questa idea e soprattutto come si è strutturata e come si struttura Villa Floridia? Allora, l'idea è nata un po' di anni fa e abbiamo iniziato ad allestirla, a sistemarla, per considerando che noi ci abitiamo qua, per fare eventi. E quest'anno a gennaio abbiamo fatto i lavori, abbiamo aperto anche la sala interna e anche delle camere al piano di sopra, una suite che diamo proprio agli sposi. Con questo evento vogliamo far vedere che Villa Floridia lavora anche d'inverno. Villa Floridia cos'ha? Beh, ha una zona con dei bei prati che cerchiamo di curare al meglio, una zona con la piscina che è molto scenografica. Sfruttiamo comunque anche questa terrazza che ha la possibilità di vedere il panorama, abbiamo un panorama sulla nostra bellissima Maiella che tanti ci invidiano. Noi diamo la massima personalizzazione, quindi qua è un esempio, diamo chiaramente una nostra impronta con uno stile adatto al wedding, però noi diciamo sempre avete a disposizione un quadro da dipingere, come piace a voi, massima personalizzazione. Dove si trova Villa Floridia esattamente? Si trova a Torre Vecchia Teatina, in via Canale 34. Abbiamo un nostro sito che è www.villafloridia.com. Siamo presenti su Facebook. Liliana Tellier, 25 anni di esperienza, presenti questa sera in questa bellissima location che è Villa Floridia. Che cosa vuole la sposa oggi per sentirsi unica in un giorno unico come quello del matrimonio? By Liliana Tellier. Beh, sicuramente è un abito un po' esclusivo, con qualche particolare, diciamo che ognuno vuole l'abito adatto per la sua personalità. Vuole essere coccolata, servita, consigliata.
Liliana Atelier, che è anche sartoria, sì. Ma non solo. I servizi offerti? È tutto, diciamo che abbiamo una sartoria interna e qualsiasi modifiche vuole apportare all'abito oppure fatto direttamente, creato su misura per lei, dei veri particolari ricamati a mano, un po' di tutto. E tra le griff, alcune tra le più conosciute? Sì, St. Patrick, Eddie K, Morelli, Ronald Joyce. Malaika Di Pietro, entriamo in una novità di Liliana Atelier, perché non soltanto sposa ma anche sposo. Qual è la caratteristica dello sposo visto da Liliana Atelier? Quest'anno lo sposo si propone con tante novità, non è più soltanto l'abito, giacca e pantalone, ma ci sono tante rifiniture dal taglio dell'abito agli accessori, l'abbinamento alla sposa. Avendo l'atelier da sposo insieme alla sposa, cerchiamo di abbinare lo sposo sempre alla sposa, in modo che comunque nella giornata la coppia dia un bel risultato. Quali sono le griff presenti per lo sposo di cui l'atelier Liliana Sposo si può vantare? Allora, quest'anno abbiamo, con cui stiamo lavorando tantissimo, è Maestrami, che è un'alta sartoria artigianale, fa tutte giacche intelate a mano. Poi abbiamo Javier Arnaiz, che è la linea, diciamo, più venduta, più di tendenza più giovanile. E poi abbiamo Renato Balestra, che è sempre un'azienda italiana che cura tanti piccoli particolari, e Lino Valeri, un po' più spinto come sposo, per lo sposo che vuole usare un pochino. Due buoni motivi per cui scegliere Liliana Atelier Sposo, oltre ovviamente alla sposa. Perché abbiamo sartoria interna, quindi cerchiamo di adattare l'abito proprio su misura, e perché comunque accompagniamo lo sposo nella scelta abbinato con la sposa. Dove poter trovare Liliana? A Guardia Grele, in via Marruccino 194/C. Valentina Tacconelli, Idra Viaggi. Noi come agenzia abbiamo un'esperienza ventennale, il nostro staff è comunque sono tutte persone che hanno viaggiato molto, le destinazioni sono tante, sono per i viaggi di nozze vanno molto gli Stati Uniti, i Caraibi, dipende ovviamente dal periodo in cui ci si sposa. Hey girl. Noi ovviamente costruiamo il viaggio proprio su misura per il cliente, perché molti, per esempio, anche facendo gli Stati Uniti sono dei viaggi che vanno costruiti appositamente in base alle esigenze del cliente, appunto per soddisfare quello che loro vogliono. Dove trovare i tre viaggi? In via L'Abruzzo, numero 177, a Chieti Scalo. www.idraviaggi.it. Incontriamo Natalino Zami con De Gusto Catering, che struttura tutto ciò che riguarda la gastronomia per un giorno importante come il giorno del matrimonio. Oggi il sogno della coppia è quello che il giorno del loro matrimonio sia un giorno unico. E quindi non è solo la bellezza della location, e noi siamo in una di quelle, ma la particolarità del cibo. Il cibo nasce da tutta una serie di esigenze, mi piace ragionare con la coppia per capire quali sono i gusti, le tendenze, e in base a quello abbiamo uno staff di cucina in grado di elaborare, devo dire, un ottimo prodotto che strizza l'occhio al nostro territorio, ma lo rivisita e lo compone in modo da renderlo unico. La
la tendenza finger food per il matrimonio. Il finger noi lo usiamo moltissimo negli antipasti e poi nei dessert. Questo perché consente, proprio per la sua conformazione, quindi parliamo di bicchierini, di cucchiai, tutti elementi molto piccoli, consente di poter far assaggiare moltissime cose e quindi dando la possibilità di scegliere diverse pietanze. Quindi ci piace inserirlo sugli antipasti e ci piace inserirlo sui dolci. Mi scegliete De Gusto, oltre che per i suoi tanti anni di professionalità e di competenza, per due buoni motivi. Uno sicuramente è la possibilità di costruire insieme l'evento, quindi di ragionare su ogni dettaglio accontentando i desideri e i sogni che gli sposi hanno, forse più la sposa che non lo sposo, perché sono loro, diciamo, il motore delle idee. Il secondo sicuramente perché, proprio perché deve essere un giorno unico, l'unicità nasce da tutta una serie di ragionamenti e dalla possibilità di costruire questo puzzle giorno dopo giorno senza stress. Un buon motivo per scegliere Villa Floridia quale potrebbe essere? Il fatto che ci sono tanti ambienti molto belli, molto particolari tra di loro, quindi il percorso del matrimonio potrebbe essere sempre diverso e suggestivo per la coppia. Due buoni motivi per cui scegliere Villa Floridia. Il primo. Ma il primo perché stiamo in un posto bello, soprattutto, e poi anche vicino a tutti gli snodi. Siamo a 5 minuti da Francavilla, 10 da Chieti, da Pescara, quindi è comodo da raggiungere. Il primo. Il secondo buon motivo? Ci siamo noi.